Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Avendo rappresentato il tipo della sorella di Caino, sua complice e la più colpevole, la mancanza di nutrimento materiale in cui si trovò Agar con suo figlio e che li esortò ad implorare il Creatore, rappresenta il dolore e la costernazione in cui furono Caino e sua sorella quando l'assassinio del loro fratello Abele venne compiuto ed essi si videro per questo esclusi da ogni partecipazione alle scienze e ai nutrimenti spirituali divini. L'angelo che apparve ad Agar e ad Ismaele, che saziò la loro fame e la loro sete e che indicò ad essi il luogo in cui l'Eterno aveva fissato la dimora, ci ricorda la grazia che l'Eterno accordò a Caino e alla sorella, facendoli segnare sulla fronte dal suo angelo con il sigillo invincibile della divinità, il che annunciava all'uno e all'altra di aver ottenuto la misericordia del Creatore e che ancora una volta avrebbero goduto del nutrimento spirituale divino che era stato loro ritardato a causa del loro crimine. D'altra parte, Abramo ripete il tipo di Adamo, padre di Abele, poiché dopo essere stato riconciliato in parte con il Creatore, ebbe, per autorità divina, un figlio da sua moglie Sara, sebbene la sua età avanzata non le avrebbe consentito di concepire. Il figlio concepito senza la passione dei sensi materiali fu chiamato Isacco. La qualcosa ripete perfettamente la nascita della seconda posterità di Adamo nel figlio Abele. Isacco manifestò a suo padre, ugualmente ad Abele, il desiderio di operare il gran culto divino per la gloria del Creatore. Giacobbe ed Esaù sono le repliche dello spirito prevaricatore e del minore, dapprima innocente e poi decaduto. Infatti, Giacobbe era il primo del concepimento, Esaù il secondo, come gli spiriti emanati prima di Adamo. Ma Esaù, essendo venuto al mondo per primo, era in possesso del diritto di progenitura, così come il minore dapprima aveva il diritto e il potere di comandare agli spiriti prevaricatori. Egli era stato spogliato del privilegio dagli intrighi di Giacobbe, al quale la scrittura ha dato il nome di soppiantatore. Come Adamo ne fu privato per essersi lasciato tentare dal demonio e meritò il castigo, poiché, come Adamo, preferì il culto terrestre a quello del Creatore. Egli si occupò completamente della caccia invece di dedicarsi a combattere l'intelletto demoniaco che si era impadronito di suo fratello Giacobbe. I patriarchi rappresentano tutti i personaggi del dramma eterno. Sono il tipo dello spirito maggiore divino che serve da spirito particolare ad ogni essere minore e deve condurlo dinanzi al Creatore. Essi avevano ricevuto la doppia potenza divina e inoltre la potenza di rendere quel carattere reversibile sui minori in privazione e ciò con la loro operazione spirituale sui minori. Ecco perché Abramo, Isacco e Giacobbe sono i tipi dell'azione divina operata dallo Spirito Divino nei minori passati e presenti, ma anche nei minori futuri. Questi tre patriarchi, in seguito, hanno ripetuto il tipo del primo uomo, Riu o Ru. La doppia potenza spirituale divina,
che era stata affidata al primo minore affinché manifestasse la gloria e la giustizia dell'Eterno contro gli spiriti prevaricatori. È questa divina potenza che i tuoi padri hanno conosciuto sotto i nomi di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ugualmente, per triade è riprodotto il tipo del minore, che vede la gloria del Creatore. Dapprima vengono Adamo, Abele e Set, poi Noè, Sem e Yafet, e infine Abramo, Isacco e Giacobbe. Un tipo rappresentato molto spesso è quello del minore eletto, già manifestato dai patriarchi. I suoi rappresentanti sono stati successivamente Abele, Enoch, Noè, Melchisedec, Giuseppe, Mosè, Davide, Salomone e Zorobabele. Abele, che rappresenta inoltre il tipo di Adamo emanato dopo la prevaricazione dei primi spiriti, è il tipo dei minori dotati di grazia divina che il Creatore avrebbe fatto nascere tra gli uomini e ha riconciliato Adamo con il Creatore. Enoch operò in favore della posterità dei figli di Set, sia viventi che deceduti, sui quali fece passare il carattere o il sigillo autentico della sua operazione. Noè riconciliò la terra con Dio. Melchisedec confermò queste tre prime riconciliazioni dicendo bene le opere di Abramo e dei suoi 300 servitori. Tutti gli avvenimenti riferiti dalla Bibbia sono dei tipi, semplici o molteplici. L'esegesi tipologica fornisce una tale quantità di accostamenti significativi che lo stesso Pascalì rinuncia ad esaurirne la fonte. Basterà citare tre esempi estratti dall'Esodo. Il tipo della colpa di Adamo è stato riprodotto dal popolo di Israele quando fuse il vitello d'oro, poiché sperava di produrre con quel mezzo una figura simile a quella dell'uomo per poi erigerla in Dio. L'orgoglio è stato umiliato allorché non ha ricevuto che una forma inanimata di bestia, senza alcuna sostanza d'amore. Mosè, facendo salire con sé sul Sinai e poi riconducendo ai piedi del monte, Giosuè, designato da lui a succedergli, rappresentava lo spirito maggiore che il Creatore fa uscire dal cerchio spirituale divino per essere la guida, l'appoggio, il conduttore, il consiglio ed il compagno del minore che emana e discende dall'immensità per essere incorporato nel cerchio di materia elementare. Quindi Giosuè, discendendo dal monte con Mosè, rappresentava perfettamente il tipo del minore spirituale che l'Eterno emancipa dalla sua immensità per andare ad operare, secondo il suo libero arbitrio, nel cerchio terrestre. L'organizzazione del culto divino da parte di Mosè presenta un insieme di tipi svariati. Il Creatore aveva ordinato a Mosè di prendere suo fratello Aronne come interprete e di farsi assistere da Ur per eseguire le sue operazioni spirituali. Il nome di Aronne significa uomo elevato in grazia divina o profeta divino, e il nome di Ur significa fuoco del Signore o spirito della divinità. Mosè era il tipo del Creatore, Aronne quello del liberatore, Ur quello del conduttore e Giosuè quello del difensore. Ecco che ciascuno di questi quattro uomini rappresenta un tipo della quadruplice essenza divina. I chiarimenti fornitici dalla comprensione dei simboli e dei tipi sono completati dai dati della scienza segreta dei numeri, che non ha nulla in comune con l'aritmetica.
Il numero, espressione di rapporti esteriori e superficiali per il profano, è invece per l'iniziato un simbolo, ma anche un tipo. C'è un valore assoluto e trascendente, una realtà sostanziale, l'essenza, la ragion d'essere delle cose. Ogni legge di creazione temporale e ogni azione divina erano fondate su numeri differenti. Ogni numero era coeterno con il creatore e con questi differenti numeri il creatore formava ogni figura. Tutte le sue convenzioni di creazione e tutte le sue convenzioni di creature. I numeri sono i segreti mezzi spirituali divini che contengono e dirigono tutta la natura, rappresentando le leggi immortali dell'Eterno. Dice Pascalì che è proprio questa virtù dei numeri che ha fatto dire ai saggi di tutti i tempi che nessun uomo può essere sapiente, sia nello spirituale divino che nel celeste, terrestre e particolare, cioè il cielo degli astri, la terra e degli esseri viventi, se non ha la conoscenza dei numeri. Una cosa è la conoscenza delle leggi della natura spirituale, un'altra è la conoscenza delle leggi d'ordine e di convenzione degli uomini materiali. Le leggi degli uomini variano come l'ombra, quelle della natura spirituale invece sono immutabili. Essendo tutto innato in esse fin dalla loro prima emanazione. Ecco che l'aritmosofia è stata conosciuta dagli uomini per rivelazione divina. Il creatore stesso istruì per mezzo del suo inviato Eli, il santo uomo Set, sulla scienza dei numeri. E Pascalì, dopo aver esposto a lungo il valore mistico dei numeri 4, 6, 7 e 10, assicura di aver riprodotto esattamente le sublimi istruzioni spirituali che Set ricevette dal creatore per mezzo del suo deputato Eli. Dunque è nell'aritmosofia che Pascalì trova la giustificazione e lo sviluppo della sua cosmologia ed antropologia mistiche. Vediamo nello specifico. L'unità, primo principio di ogni essere spirituale e temporale, chiaramente appartiene al creatore. 2 è il numero di confusione, ovvero quello che si fa con la pura volontà del minore con il maggiore spirituale demoniaco. Questa unione fu la prima colpa di Adamo, la cui conseguenza fu l'operazione di confusione da cui uscì Eva. Così il numero di confusione appartiene alla donna, 2. Poi abbiamo 3, o ternario, che è il tipo della materia. Quindi rappresenta le 3 sostanze fondamentali, che sono zolfo, sale e mercurio, emanate dall'immaginazione e dall'intenzione del creatore, e le cui varie combinazioni produssero gli elementi costitutivi dei corpi terrestri e celesti e degli organismi viventi. Qualunque sia l'infinita quantità dei principi spiritosi e delle loro manifestazioni, in ultima analisi si riducono sempre alle 3 sostanze originali. Ecco che il numero ternario insegnerà a conoscere l'unità ternaria delle essenze spiritose di cui il creatore si è servito per la creazione delle diverse forme materiali apparenti. Fu così che Bezalel e i suoi 2 aiutanti nella costruzione dell'arca alludono realmente al numero ternario
che costituisce la facoltà possente degli esseri inferiori produttori delle tre essenze spiritose da cui sono derivate tutte le forme corporee. La composizione in tre parti si trova nel corpo dell'uomo, in ciò che costituisce l'esistenza del minore. Infatti sappiamo che la carcassa intera di una forma umana si divide in tre parti: la testa, il tronco e le ossa iliache. E ciascuna di queste tre parti ha proprietà e facoltà peculiari. Facoltà che costituiscono una perfetta allusione ai tre regni che conosciamo nella natura: l'animale, il vegetale e il minerale. Ugualmente, il corpo dell'uomo ha tre vite: la vita della materia, istinto o vita passiva, che anima l'animale privo di ragione come l'animale ragionevole, la vita spirituale demoniaca, che può introdursi nella vita passiva, e la vita spirituale divina, che presiede alle altre due. La parte del ternario non consiste solo nel farci conoscere la composizione della materia. Non solo indica le tre essenze spiritose che compongono tutte le forme, ma anche l'azione diretta degli spiriti inferiori, essendone il segno specifico della classe cui appartengono i cosiddetti spiriti ternari. Ed è anche il verbo, poiché è la causa della creazione di ogni forma, con l'unione dell'intenzione, della volontà e della parola, che crea l'azione divina.